Ragazzi, ebbene sì, siamo tornati su Assassin's Creed. E questa volta, ragazzi, siamo quasi alla fine, perché Al-Mualim ci ha mandato a uccidere i nove, ma ora manca solo Roberto di Sable. E siamo qui a Gerusalemme per cercarlo e affrontarlo. Io vi ricordo, ragazzi, di lasciare sempre un bel like. Supportate questa serie proprio adesso che è quasi alla fine, quindi se vi è piaciuta e l'avete seguita fino ad ora lasciate un like. È semplice, basta cliccare lì sotto e dire: Ale, ho seguito tutta la serie, è stata una figata, secondo me mi è piaciuta, interessante anche scoprire un po' Altair e il primo Assassin's Creed. Ora però andiamo giù, raga, e sono molto curioso di capire cosa succederà da adesso in poi, perché caspita, stiamo scherzando? Cioè, non è sicuramente una cosa semplice, ragazzi. Se proprio ve la devo dire così, voglio proprio capire e scoprire cosa succederà da ora in poi. Salute e pace, Altair. Altrettanto, fratello. Sembra che il fato ami tirare degli scherzi. Allora è vero. Roberto di Sable è a Gerusalemme. Ho veduto i cavalieri con i miei occhi. Solo la sventura segue quell'uomo. Se egli è qui è perché intende fare del male. Non gli darò l'occasione di agire. Che la vendetta non offuschi il tuo giudizio, fratello. Sappiamo entrambi che ciò non è un bene. Non ho dimenticato. Non hai niente da temere. Non cerco vendetta, ma conoscenza. Davvero non sei più l'uomo che conoscevo. Il mio lavoro mi ha insegnato molto. Mi ha rivelato segreti. Ma ancora mi mancano delle tessere di questo rompicapo. Che vuoi dire? Gli uomini che ho eliminato operavano insieme, guidati da costui. Roberto ha dei piani su questa terra. Questo lo so per certo. Ma come e perché, quando e dove? Tutto questo mi sfugge. Rociati e saraceni che collaborano. Non sono niente di tutto ciò, ma qualcos'altro. Templari. I Templari fanno parte dell'esercito crociato. O così vogliono far credere a Riccardo. No, la loro fedeltà va a Roberto di Sable e ha una loro astrusa idea di poter fermare la guerra. La storia che narri è ben strana. Altro che, Malik. Ma dimmi dove sono stati visti. Devo mettermi sulle sue tracce prima che mi sfugga. In tre posti, lo so per certo. A ovest, vicino a una torre di guardia e un ospedale. E a sud-ovest, alla chiesa del Santo Sepolcro. Vedi che cosa puoi scoprire. Io farò lo stesso. Farò prima che posso. Ok. Sii cauto, amico. Ragazzi, Malik è un Rafik. Sì. Ma Malik è diventato Rafik dopo che ha perso il braccio e è successo quel bordello. Gli hanno dato questo lavoro. Beh, ragazzi, arrivati a questo punto bisogna scoprire diverse zone e capire dov'è Roberto, per prima cosa. Molto probabilmente ci sarà da lavorare un pochetto per quanto riguarda lo scoprire le varie zone, però intanto iniziamo ad andare nella zona che ci ha suggerito Malik. Andiamo. Ovviamente dobbiamo stare il più lontano possibile dalle guardie, anche se forse una rissa si può fare lo stesso. Solo che ovviamente qua dietro è meglio. Se nessuno vede, molto molto meglio. Ok. La tagherine. Figa le cartelle. Altair. Il gancio di Altair. L'uppercut di Altair. La voglia di fare bene di Altair. Non si arrende mai. Parlate di pace, ma le vostre parole sono vuote. No, dico il vero. Perché ne dubitate? Siete un templare. Ebbene? Allora siete anche un bugiardo e un impostore, come il vostro maestro. Dov'è? Che cosa complotta? Egli cerca la pace, lo giuro. E le sue azioni ne sono la prova. Un cristiano al funerale di un musulmano. Vogliamo porre fine a tutto questo. Solo perché favorisce i vostri interessi. Ma è una cosa nobile quella che vogliamo. La terra unita sotto il nostro stendardo. Unita con la forza. Ci renderete tutti schiavi. È per il bene di tutti. No che non lo è. E finché i miei fratelli e io avremo respiro, non ci riuscirete. Ecco. Non stiamo facendo la stessa cosa? Quello che vuole Al-Mualim, quello che vuole il credo con la forza. Caspita, cosa hai appena fatto, Altair? Dicono che Roberto voglia la pace e che lo dimostri assistendo a un funerale musulmano. Ma io conosco la verità. Egli non vuole la pace, ma il potere. Aspira a dominare questa terra e la sua gente. Non glielo permetterò. Ma tu cosa stai facendo, Altair?
Boh, ci avete pensato? Ci pensate? Pensateci, intanto vado all'informatore. Ma sapete che dovrebbe essere qua sotto? È lui? È quello, eh? Bam! Ok. Mi sono pure fatto male, mi sono slogato una caviglia probabilmente. Eccoci qua, amico. Salute e pace, maestro. Hai visto tutti quegli ignobili templari in città? Ho l'incarico di ucciderne il più possibile prima del funerale della tua ultima vittima, Majid ad-Din. Sono sicuro che per te sarebbe una questione di attimi. Ho appreso diverse cose interessanti mentre cercavo quei templari. Potrei condividerle con te al tuo ritorno. Sicuramente. 5 minuti, assassina furtivamente tutti i bersagli. Saranno... quanti sono? Porca miseria, guarda. Me l'ha dati un botto, 5 minuti, infatti mi sembrava strano, ragazzi, in realtà, eh. Allora, io intanto prego un po', eccolo qua. Mi prego, qualche spicciolo. Guarda, non mi sembra il caso adesso. Qualche spicciolo. Ti ho detto che non mi sembra il caso, davvero. E uno. In teoria, se io cammino e vado di lama celata, in teoria non dovrebbero chiamare le guardie. Ora devo capire chi può chiamare le guardie, quando, come. Però in realtà... Ma sta arrivando dalla mia parte? Cioè sta facendo il giro? Chi? Ma chi? Chi sarà stato? Chi? Ah, perché sono nella zona del crimine, forse. Ditemelo, vi prego. Mi allontano un attimo, allora. Provo ad entrare di qua. Infatti mi sembra strano, 5 minuti sono tantini, Aspetta frate, lasciateci passare. Non lo sapremo mai, allontaniamoci. Ce n'è uno qua? No, non adesso, fra. Non mi spingere adesso, ti prego. Si deve guardare le stoffe. Quanti ne mancano? Sono tutte e due dall'altra parte. Prego, prego, perché qua ci sono le guardie. Ok. Prego. Sto pregando. Dov'è? Dovrebbe essere qua in zona. Eccolo. 2 minuti e 56. In teoria... No, col cacchio che vado vicino a quello lì. Quello mi spinge e mi fa perdere. Manca uno che non so dov'è però, ragazzi. Qua dietro? Informatore? Devo andare un attimo dall'informatore. Senza troppa fretta, sinceramente. Dovrebbe essere di qua. Ok, ragazzi, mamma mia, raga. Ok. Adesso so perché mi sono unito alla confraternita. Solo essere alla tua presenza è un dono del cielo. Questo è ciò che so degli uomini di Roberto. Spara. Essi sono ben preparati alla battaglia. Affrontarli insieme sarebbe azzardato. Meglio farsi inseguire un po' prima di tornare a colpire. Ma non volevo mancare di rispetto suggerendo come comportarsi in duello. Chiedo venia, maestro. Cioè praticamente sarà un combattimento, quindi non ci sarà un'uccisione furtiva a questo punto? Beh, potrebbe comunque essere un gran problema. Che gli prende? Altair, mio salvatore! Devi aiutarmi. Stavo pedinando le mie prede, un gruppo di templari. Quando mi hanno visto, me la sono svignata riuscendo a seminarli, ma mi sono slogato la caviglia. Lo so, faccio pena. Ti prego, non dirlo a Malik. Ho sentito che parlavano di lasciare la città. Trovali e uccidili. Non dubitare, ti ricompenserò. Ok. Allora, il fatto che adesso a questo punto del gioco non posso né correre
né salire sui tavoli né tirare una spinta che i soldati subito mi attaccano. Quindi praticamente devo sempre star lì un po' tra il camminare, il pregare, un po' un casino in realtà, eh. Allora, l'obiettivo è qua. Devo stare molto attento. Beh, l'hanno messi a posto, ovviamente, le persone con i vasi qua in questa zona. Perfetto. Per attirare l'attenzione. Qui ci sono due guardie. Tre guardie. E via. Devo assolutamente già cambiare zona. Cercare di non farmi sgamare. L'altro, dalla freccetta che c'è, è sul tetto. È qua sopra? Mi sa che è qua sopra, ragazzi. Ho due minuti. Finirà per farsi male. Dov'è? Allora, qua c'è una bandierina intanto. Ma dov'è, raga? Aspettate, eh. Prendo i coltelli da lancio, così appena lo vedo lo... Oh, eccolo! Perfetto, dov'è l'informatore? È qua sotto? Grandissimo! Oh. Fischia, raga, abbiamo già il terzo indizio. Lavorato... Prega. Ok, ho rischiato tutto. Ti sono riconoscente. Malik non mi avrebbe mai perdonato. Ecco che cosa so del funerale di Abul. Raggiungere Roberto potrebbe essere arduo, visto il numero di guardie che lo circonda. Dovresti farti amico qualche erudito per avvicinarti a lui. Ma non sarà un problema per uno della tua abilità. Ok, quindi nella zona probabilmente del funerale dovrò confondermi tra gli eruditi. Va bene, va bene. Andiamo direttamente da Adam Malik e vediamo un pochino cosa ci dice. Ma che discesa leggiadra. Ehi Malik. Hai decisamente un'aria trionfante, fratello. Ho imparato molto del nemico. Condividi il tuo sapere, dunque. Vediamo come metterlo a buon uso. Roberto e i suoi templari sono in città. Sono qui per rendere omaggio a Majid ad-Din. Assisteranno al funerale, e lo farò anch'io. Perché mai dei templari dovrebbero assistere al suo funerale? Questo ancora non mi è chiaro, anche se otterrò una confessione a tempo debito. I cittadini stessi sono divisi. Molti li vogliono morti. Altri però dicono che sono qui per parlamentare, per fare pace. Pace? Te l'ho detto. Gli altri che ho ucciso mi hanno detto lo stesso. Ciò li renderebbe nostri alleati. E tuttavia li uccidiamo. Non ingannarti. Non siamo affatto come quegli uomini. Il loro scopo appare nobile, ma i mezzi per ottenerlo non lo sono. Almeno, così Al-Mualin m'ha detto. Dunque qual è il tuo piano? Presenzierò al funerale e affronterò Roberto. Prima è, meglio è. Ragazzi. Stavo pensando, no? Perché non ho... Ah, la piuma, scusate. Perché non ho agito subito? Cioè... Mi avete visto e un po' pensieroso. Guidi la tua lama, fratello. Malik, prima di andare c'è qualcosa che devo dirti. Parla, dunque. Sono stato stupido. Normalmente non oserei contraddirti, ma che ti prende? Di che cosa parli? Fino ad ora non ti ho mai chiesto scusa. Troppo orgoglioso. Hai perso un braccio a causa mia. Hai perso Kadar. Avevi tutto il diritto di essere in collera. Non accetto le tue scuse. Comprendo. No, non comprendi. Non accetto le tue scuse perché non sei più l'uomo che venne con me nel Tempio di Salomone. Perciò tu non hai nulla di cui scusarti. Malik. Forse se non ti avessi invidiato tanto, io stesso non sarei stato così incauto. La colpa è anche mia. Non devi dire così. Siamo un tutt'uno e condividiamo la gloria delle vittorie, come pure il dolore delle nostre sconfitte. In questo modo diventiamo più vicini. Diventiamo più forti. Grazie, fratello. Riposati se ne hai bisogno. Che tu sia pronto per ciò che ti attende. Non lo so. Non lo so. È bello, quello che ha fatto Malik. Però, caspita. Che forza d'animo che c'ha Malik nel dire non ti devi scusare. Allora, il nostro obiettivo l'abbiamo svelato. Perché ero pensieroso, vi stavo dicendo? Perché, caspita, abbiamo... ucciso Majid ad-Din. Roberto va al suo funerale.
non ha assolutamente paura Robertino. Lo ha già dimostrato, per carità. Lo ha già dimostrato che non ha paura. Abbiamo visto, no, che si è spinto anche oltre. Però... Robe. Cioè, va al funerale con una tranquillità. Ok, certo, ci sono le guardie. Ok, certo, è tutto sotto controllo. Ok, certo, non sarà facile per Altair ucciderlo. Però dopo sono praticamente morti in 2000 per prima di lui. È stato assassinato tutto il gruppo. E lui comunque va al funerale senza aver paura, senza pensare che il prossimo potrebbe essere lui. È una, comunque una prova di forza, ragazzi. Io so che potrebbe sembrare difficile come concetto, ma in realtà è evidente che lui non abbia paura. E lo dimostra. Detto questo, io non so a questo punto se devo farmi amico questi. Cioè tipo... però se qua inizio a fare un combattimento succede un macello incredibile. Allora proviamo a vedere cosa succede quando ci avviciniamo. Allora ragazzi, lì ci sono le guardie, ok? E... l'unico modo per superare questo cancello, o provo a saltare da qua ma rischio veramente tantissimo, o devo fare come mi hanno suggerito con gli eruditi. Però se riesco a saltare, fantastico. Ok, vediamo se riesco. Amen. No! Siamo qui oggi! Raga, no, sei incastrato! La scomparsa dell'amato Mashid al-Din! Trappato anzitempo da questo mondo! Ok. So che il suo trapasso vi fa sentire addolorati! Ma non dovreste! Poiché come tutti noi usciamo dal grembo, così tutti dobbiamo anche lasciare questo mondo! È naturale! Come il sorgere e il calare del sole! Riflettete un istante sulla sua vita e ringraziate per tutto il bene che ha fatto. Sappiate che un giorno lo ritroverete con voi in paradiso. Sta cercando. Non è lui, è un'esca? Amen. Come sapete, quest'uomo è stato ucciso da un assassino. Abbiamo cercato il suo sicario, ma senza successo. Quelle creature si celano nell'ombra e rifuggono ogni scontro leale. Ma non oggi, poiché uno di essi è in mezzo a noi. Egli si beffa di noi con la sua presenza e perciò deve pagare. Trovatelo, portatelo qui, che la giustizia di Dio sia fatta. Ma sta pregando. Ok. Oh, con calma, eh. Ebbene ragazzi, anche l'albero fa il suo. Ok, dai. Mi piace un botto questa situazione, raga, perché si è incastrato il personaggio ed è una cosa fantastica. Oh, fame del cacchio. Comunque secondo me non è Roberto, raga, quella lì è un'esca. Si vede che non è lui. Quasi quasi mi verrebbe voglia di rifarlo da capo perché è inguardabile la situazione, ragazzi.
veramente. Ho capito che tra i suggerimenti c'era di farsi rincorrere un po', però così è veramente pessimo. Coltello da lancio. 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 Lei non può morire quello comunque. Ok. Veramente vuoi di qua sopra? Non lo so. Ok. Vediamo se scende. Ora dovrebbe essere uno contro uno, perché gli altri li ho fatti tutti col coltello. Ok, ora siamo alla pari, dai. Bravo, sei troppo forte, ragazza. Voglio vedere i tuoi occhi prima che tu muoia. E non è Roberto. Lo sapevo. Immagino ti attendessi qualcun altro. Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria. Sapevamo della tua venuta. Roberto voleva essere certo di avere il tempo di allontanarsi. Quindi è fuggito. Non possiamo negare il tuo successo. Hai fatto scempio dei nostri piani. Prima il tesoro, poi i nostri uomini. Il controllo della Terra Santa ci è sfuggito. Ma poi egli ha visto un'occasione per reclamare ciò che è stato rubato, per volgere le tue vittorie a nostro vantaggio. Al Mualim ha ancora il tesoro e abbiamo già respinto il vostro esercito. Qualunque sia il piano di Roberto, fallirà di nuovo. Ah, ma non è solo con i Templari che avrete a che fare adesso. Parlate chiaro. Roberto va ad Arsur per perorare la sua causa. Saraceni e Crociati uniti contro gli assassini. Questo non accadrà mai. Non ne hanno motivo. Non ne avevano, forse. Ma ora gliene avete dato uno. 9, a dire il vero. I cadaveri che ti sei lasciato dietro, vittime di entrambe le fazioni. Hai reso gli assassini un nemico comune e assicurato la distruzione completa dell'ordine. Ben fatto. Non 9. 8. Che vuoi dire? Non eravate la mia preda. Non prenderò la vostra vita. Siete libera di andare, ma non seguitemi. Non mi serve. Sei già troppo in ritardo. Ah. Lo vedremo. Fischia, ragazzi. E questa è una roba interessante, eh? La lasciate andare. Andiamo anche noi con lei, visto che sicuramente ci indica l'uscita. Però, ragazzi, porca miseria, questa è... è una svolta, è un plot twist, è un colpaccio, dovete chiamare come volete, ma ci hanno fregato. Ci hanno totalmente fregato. Bravo, Altair, continua ad incastrarti che oggi stiamo facendo delle figure veramente importanti in quanto a gameplay. Ci siamo, ragazzi. Eccoci. Vediamo un po' adesso cosa ci dice. Ho saputo che il funerale è finito nel caos. Che è accaduto? Roberto di Sable non è mai stato qui. Ha mandato un'altra persona al suo posto. Mi aspettava. Devi andare da Al Mualim. Non c'è tempo. Ella mi ha detto dove è andato. Che cosa progetta. Se ritorno a Masyaf, egli potrebbe riuscire. E allora, temo che verremmo annientati. Abbiamo ucciso molti dei suoi. Non può sperare in un attacco vero e proprio. Aspetta. Hai detto ella? Sì, era una donna. Strano, lo so. Ma ci penseremo un'altra volta. Per ora dobbiamo concentrarci su Roberto. Avremo anche assottigliato i suoi ranghi, ma quell'uomo è astuto. Va a perorare la sua causa da Riccardo e Salah al-Din. Per unirli contro un nemico comune. Contro di noi. Ah, ti stai sbagliando. La cosa non ha senso. Quei due non si accorderebbero mai. Oh, ma lo faranno. E la colpa è soltanto nostra. Gli uomini che ho ucciso di entrambi gli schieramenti nel conflitto erano importanti per entrambi i sovrani. Il piano di Roberto sarà ambizioso, ma ha senso. E potrebbe funzionare. Senti, fratello, le cose sono cambiate. Tu devi tornare a Masyaf. Non possiamo agire senza il permesso del maestro. Potrebbe compromettere la confraternita. Pensavo che l'avessi imparato. Non nasconderti dietro le parole, Malik. Reggi il credo e i suoi principi come uno scudo. Ci sta occultando delle cose, cose importanti. Sei tu che dicevi che non puoi mai sapere qualcosa, solo sospettarlo. Beh, io sospetto che questa storia con i Templari nasconda ben altro. Quando avrò finito con Roberto, mi recherò a Masyaf in cerca di risposte. Ma forse puoi andarci tu. Non posso lasciare la città. Allora cammina tra la sua gente. Cerca chi era al servizio di quelli che ha ucciso. Scopri ciò che puoi. Ti reputi perspicace. Forse vedrai cose che a me sono sfuggite. Non saprei. Devo rifletterci su. Fa come devi, amico mio. Ma è ora che io vada ad Arsuf. Ogni istante che passa, il nostro nemico fa un passo avanti. Sta attento, fratello.
Lo sarò, te lo prometto. Roberto non è mai stato al funerale. Ovvio, ovvio. Ma l'avevamo capito sin dall'inizio del combattimento, anzi, sin dall'inizio, perché si vedeva che non era lui. Che succede qui? Schiaffoni, eh? Muori infedele! Ma chi? Ah! Bene, tutti contro? Caspita, non posso andare, che succede? Oh! Ok, guardate lì! Oh oh! E come faccio con questi? Spettacolo, ragazzi, ma devo scendere da qua, dite? Non penso. Ah, ok, non potevo andarci con il cavallo. Ok, ragazzi, dopo 780 combattimenti sono arrivato in questa zona, vediamo un po'. Ma non... Non avanzare. Aspettate. Oltre. Porto parole, non acciaio. Vuoi proporre i termini della resa, dunque? Alla buon'ora. Voi fraintendete. È Al-Mualim a inviarmi, non Salah al-Din. Un assassino? Che cosa significa? E fai alla svelta. C'è un traditore fra voi. E ti ha assoldato per uccidermi? Sei venuto a vantarti prima di colpire? Non mi avrai facilmente. Non è per voi che sono qui, ma per lui. Parla dunque, che io possa giudicare la verità. Chi è questo traditore? Roberto di Sable. Il mio luogotenente. Egli intende tradire. Non è ciò che racconta lui. Cerca vendetta contro la tua gente per le atrocità che avete commesso ad Acri. E io sono incline a credergli. Alcuni dei miei uomini migliori sono stati uccisi per mano vostra. Li ho uccisi io e per validi motivi. Prestatemi orecchio. Guglielmo del Monferrato cercava di usare i suoi uomini per prendere Acri con la forza. Garniero di Naplusa voleva sfruttare le sue arti per indottrinare e controllare chiunque resistesse. Sibrando intendeva controllare i porti, impedendo l'arrivo di uomini in vostro aiuto. Vi hanno tradito e prendevano ordini da Roberto. Ti aspetti che io creda a questa favola bizzarra? Voi li conoscevate, più di me. Davvero vi sorprende sapere dei loro malvagi intenti? È la verità? Maestà, è un assassino quello al nostro cospetto. Costui è un maestro di manipolazione. Certo che non è la verità. Non ho alcun motivo di mentire. Oh, certo che sì. Hai paura di ciò che potrebbe accadere alla tua piccola fortezza. Riuscirà a resistere alla potenza combinata delle armate saracene e crociate? Il mio pensiero va al popolo di Terra Santa. Se devo sacrificarmi perché esso abbia pace, che sia. Una situazione davvero bizzarra, questa. Con voi due che vi accusate a vicenda. Non c'è tempo per queste sciocchezze. Devo incontrare Saladino e valutare il suo aiuto. Più a lungo indugiamo, più le cose si fanno difficili. Aspettate, Roberto. Perché? Che cosa intendete? Non vorrete certo credergli. È una decisione ardua, non posso prenderla da solo. Devo affidarla a chi è più saggio di me. Vi ringrazio. No, Roberto, non a voi. E a chi? Al Signore. Che siano le armi a decidere. Di certo il Dio starà dalla parte di colui che segue una giusta causa. Se questo è il vostro volere. Lo è. E sia. Cosa? Alle armi, assassino. Ma... Ma 1v1 però. Ma così? Nah. Ok, un altro, quanti sono? 4. Questo? Ce la fa più questo, raga. Ok. Dai che ci siamo.
laisse le Seigneur me donner la force dont j'ai besoin. Vabbè, cacà. L'ultimo, vieni. Dai, cacatoio. Ma che? Ma è Roberto. No, Robertino. Non me lo fa. Chi è Robert? Niente, Robertino a terra non si può combattere. Divincolation. Guardalo il Robertino. Allora non si può colpire dopo, quindi bisogna giocare tutta d'astuzia, purtroppo. Ma ci sta, per carità. Però ti ho già colpito 20 volte, Roberto. Che c'hai? I superpoteri? Fa male lui, cioè se mi becca un paio di volte sono fregato. Basta. Oh, niente. Vabbè, raga. E niente. Grazie. Dunque è finita. I tuoi intrighi, come te, sono alla fine. Che ne capisci tu di intrighi? Non sei che un burattino. Ti ha tradito, ragazzo. Proprio come ha fatto con me. Parla chiaro, Templare. Oppure taci. Ti ha mandato a uccidere 9 uomini, eh? I 9 che custodivano il segreto del tesoro. E allora? Non furono i 9 a trovare il tesoro, assassino. Non 9, ma 10. Un decimo. Nessuno con quel segreto può vivere. Dimmi il suo nome. Oh, ma tu lo conosci bene. E dubito che gli toglieresti la vita di buon grado come hai tolto la mia. Chi è? Il tuo signore, Al-Mualim. Lo sapevo. Ma lui non è un templare. Ti sei mai chiesto come facesse a sapere sempre tutto? Dove trovarci? Quanti eravamo? Quali erano i nostri fini? Egli è il maestro degli assassini. Sì, maestro di menzogne. Tu e io non siamo che pedine nel suo grande gioco. E ora, alla mia morte, resterai solo tu. Credi che ti lascerà vivere, sapendo ciò che fai? Non ho interesse nel tesoro. Ma lui sì. La sola differenza tra me e il tuo signore è che lui non vuole spartirlo. No. Ironico, vero? Che io, il tuo più acerrimo nemico, ti tenessi al riparo dai guai. Ma ora mi hai tolto la vita e di conseguenza condannato la tua. Sei battuto bene. Dio oggi ha favorito la tua causa, assassino. Dio non c'entra niente. Io ho combattuto meglio. Forse tu non credi in lui, ma pare che lui creda in te. Prima che tu vada, ho una domanda. Chiedete dunque. Perché? Perché fare tutta questa strada? Rischiare la tua vita 1000 volte solo per uccidere un uomo? Ha minacciato i miei fratelli e ciò in cui crediamo. Vendetta dunque? No, non vendetta. Giustizia, perché ci sia la pace. È per ciò che combatti, per la pace. Non vedi la contraddizione? Con taluni non si può ragionare. Come con quel pazzo di Saladino. Credo che egli vorrebbe vedere la fine di questa guerra quanto voi. Così ho sentito, ma non visto. Pur se non lo dice, è ciò che la gente vuole. Saraceni e crociati allo stesso modo. La gente non sa ciò che vuole. Per questo si rivolge a uomini come noi. Allora aspetta a uomini come voi fare ciò che è giusto. Assurdo. Siamo venuti al mondo scalciando e urlando. Violenti e instabili. È questo che siamo. Non possiamo farci nulla. No. Siamo ciò che scegliamo di essere. Voi altri. Sempre a giocare con le parole. Affermo il vero. Non c'è inganno in quel che dico. Lo sapremo presto. Temo però che oggi non potrai ottenere ciò che vuoi. In questo stesso istante quel maledetto Saladino fa strage dei miei uomini e devo assisterli. Ma forse, avendo visto quanto è vulnerabile, riconsidererà le sue azioni. Sì, col tempo ciò che cerchi potrebbe realizzarsi.
Voi non eravate più al sicuro di lui, non scordatelo. Coloro che vi siete lasciato alle spalle a governare in vostra vece non intendevano servirvi più a lungo. Sì, sì. Ne sono consapevole. Prenderò congedo allora. Il mio signore e io abbiamo molto da discutere. Sembra che nemmeno lui sia privo di colpe. È solo umano, come tutti noi. Persino tu. Vi auguro salute e pace. Pesantissima qui la situazione. Pesantissima, ragazzi. Beh, allora, diciamo che ve l'avevo detto un po', no? Vi avevo detto che al Mualim puzzava. Sì, maledizione. Ascolti. Oh, no. Pare che i suoi amici assassini ci abbiano trovato. Cosa? Come ha fatto Desmond? Ehi, senta, non so di che cosa sta parlando, ma qualunque cosa stia succedendo qui non ha niente a che fare con me. Sono qui per lei, e di sicuro non li ho invitati io. Come va là sotto? Stanno bersagliando! Riuscite a contenerli? O faccio evacuare il prigioniero? Sono 5 o 6. Sono in inferiorità numerica. Abbiamo un paio di feriti, ma ce la caviamo. È tutto sotto controllo. Accidenti a lei, Desmond. Non poteva starsene buono. Gliel'ho detto io, non c'entro niente. Come avrei fatto a contattarli con la telepatia? Andiamo! Non importa. Molto presto saranno morti. Ecco, ascolti. È stata Lucy. È stata Lucy. È Lucy. Piccolo neutralizzato. Sembra che la cavalleria non arriverà. Non so, Doc. Un minuto fa stava dando di matto. La sua piccola struttura di ricerca non è sicura come credeva. Preoccupato che tornino in forze. Non credo, Desmond. Ciò che Lucy cerca di dirle è che non ci sono più assassini in grado di venire in suo aiuto. Ci siamo dati molto da fare quest'anno, rastrellando le vostre piccole enclave, le vostre comuni nel deserto e così via. Mi sa che è rimasto solo. Si riposi, signor Miles. Domani finiremo. Sì. Oh, Lucy, ciao. Sei in situazione di riposo? Non mi ci fa parlare. Posso fare niente. Aspettiamo che va via il dottore. Ora mi puoi parlare? Ah! Mi spiace, Desmond. Ha accennato al deserto. Credi che... No, hanno mandato lì una squadra, ma il posto era abbandonato. Non so dove siano i tuoi genitori e non posso giurare che siano ancora vivi. Ma credo che siano scappati. Grazie per aver controllato. Non è male come sembra. Ma di che stai parlando? Hanno ucciso letteralmente la mia unica speranza di uscire da qui. E poi scopro che gli assassini sono stati completamente annientati. E Cristo, non so ancora cosa progettino questi qui, ma so che progettano di uccidermi quando avranno finito. Sono fottuto, ok? Che cosa vuoi che faccia? Prova ad avere un po' di fede. Tu sei... Abbi fede. Riposa, Desmond. Avrai bisogno di energia. Non è il dito. La lama celata. Non sei stanco? Non posso, devo lavorare. Ragazzi, ok, a parte che era lei che li ha chiamati e li contattava tramite mail come abbiamo scoperto nello scorso episodio. Non sei stanco? Però... Robe, ragazzi. Robe. Io direi che ci vediamo tranquillamente nel prossimo episodio, che potrebbe essere l'ultimo. Grazie a tutti per aver seguito anche questo episodio, questa serie. Un abbraccio, un bacione. Ci vediamo nel prossimo video con Assassin's Creed, perché oggi sono venute fuori cose assurde. E Al Mualim, vi ricordate quando io vi ho detto perché accarezza così la mela? Alla prossima, ragazzi. Vi aspetto qui sotto nei commenti con i vostri pareri sulla storia del gioco. E ne parleremo insieme, già dal prossimo video. Grande. Alla prossima. Fischia. Bello sto episodio. Pomposo.